Grazie.
Yahoo! Ehi, Paul! Aspetta, Paul! Ehi, Paul! Ah, ciao, Steve! Ah, dà un'occhiata a questa. Ah, aspetta. Vieni, leggi. Accidenti! Ma è fantastico! Già, infatti. Abbiamo tutto quello che ci serve. Il finanziamento e tutti i permessi. Ora possiamo partire. Hai sentito il tuo amico dello Scientific American? No, non ancora. Volevo prima ricevere questa. Comunque, se troviamo quel vecchio, pubblicheremo la nostra tesi. Accidenti, Steve, mi sento svenire. Credi che ce la faremo? Se ce la faremo, non vorrai metterlo in dubbio. No, faremo un buon lavoro. Non vedo l'ora di dirlo a Mary Brad. Chissà che faccia farà. A proposito di Mary... Non posso venire senza il mio assistente fotografo. Mary Brad è indispensabile. Oh, certo. Non c'è niente di più indispensabile. Come mai questo interesse per il picchio dal Becco d'Avorio? Non l'avevo sentita arrivare, dottor. Me ne sono accorto. Eri troppo presa dalla tua ricerca. Sembra che negli ultimi 20 anni sia stato segnalato l'avvistamento di un solo esemplare. E se qualcuno non lo trova più presto, sarà dichiarato estinto. E quando? Credo nel 1992. Ah. Tu sai che l'Istituto di Ornitologia sta organizzando una spedizione per quel tuo... Picchio dal Becco d'Avorio? Già, il Picchio dal Becco d'Avorio. E se non sbaglio, Steve Porter sarà il capo della spedizione. Tu lo conosci bene, vero? Siamo buoni amici. Perfetto. Sai, pensavo di mandare qualcuno che scriva un articolo per il nostro giornale. Potrei farlo io. E perché no? È un'idea. Farlo se vuoi restare al Witness. Ti ho già detto che sto scrivendo un pezzo per la Fondazione Libraria. E chi se ne frega della Fondazione? Questa è una questione di vita o di morte. Ok, capo. Farò come vuole lei. Dati da fare, allora. Gli ultimi che hanno visto il picchio sono Frederick Brown, Sarah Willis e Arthur Nolan. Voglio notizie su di loro. Molto spiritoso. Ciao! Spero di non disturbarvi, ragazzi. Ciao, Anne. Ciao, passata bene l'estate? Benissimo, e tu? Non mi posso lamentare. A proposito, ho saputo che hanno approvato il tuo progetto. Congratulazioni! Grazie. Scusaci, ma dobbiamo andare. Sai che il Witness mi manda al seguito della vostra spedizione? Dovrei passare sul mio cadavere. Steve, non stai dicendo sul serio? Questo non è uno scherzo. Ne sono convinta. Ok, ci vediamo. Ci vediamo per la spedizione. Scordatelo. Ad ogni modo, ho già trovato le ultime 3 persone che hanno visto il picchio dal Becco d'Avorio. Rob, ce l'abbiamo fatta! Ci sto ancora lavorando. Non riesco a farlo sembrare più realistico. E così invece di studiare ti diverti, eh? Non lo faccio per divertimento, ma per soldi. E non ho molto tempo a disposizione. Indovina cos'è questo. Ci hanno dato il finanziamento. Uh-huh. Che ti avevo detto, ne ero sicuro. Sei pronto? Certo, mi sono preparato tutta l'estate. Me lo immaginavo. Tra una cosa e l'altra. Ormai è tutto pronto per la spedizione, ragazzi.
Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao Non ti ho ancora detto che Anne prenderà parte alla spedizione per il Witness. Puoi scherzare. Lo Scientific American non pubblicherà mai una notizia già comparsa su un giornaletto come il Witness. Mi dispiace, ma io farò quello che mi è stato ordinato di fare. Non cominciamo a litigare adesso. Non c'è niente da fare, ragazzi. Dobbiamo sorbirci. Oh, ma che abbiamo fatto di male? Non lo sapevate che era una spedizione difficile? L'importante è che ognuno faccia soltanto quello che lo riguarda. Il lavoro di giornalista va fatto con calma oltre che con determinazione. Cosa? Hai trovato qualcosa? Fammi vedere. Dunque, Brown era un ornitologo prima di andare in Vietnam. Qui dice che ora è cieco. È successo in Vietnam? È successo dopo. Poveraccio, chissà quante ne ha passate. Leggi il resto. Salve, salve. È proprio quello che ci vuole. Bene, possiamo anche partire. Ragazzi, mi hanno mandato non solo come autista o come meccanico. Sono a disposizione di tutti per qualsiasi cosa vi occorra, d'accordo? Sono sicuro che riusciremo a cavarcela. Comunque, accada quello che accada, lì dentro comando solo io. Chiamami Brian. E tu chiamami Steve. Bel pezzo di ragazza. Attento, quella appartiene a Paul. Ah, sì? E chi diavolo è Paul? Senti, perché non ce ne andiamo? Tra un po' ci metto le radici qui. Tutto a posto? Sì, certo. Possiamo andare. Ragazzi, lui è Brian. Ciao a tutti. Salve. Credo che la cosa migliore sia che Anne ci faccia leggere gli articoli prima che vengano pubblicati sul Witness. Siete d'accordo? Che succede se non ci piace quello che scrive? Non scriverò mai niente che possa non piacere a te. Steve! Attenzione, Mary, ti sta provocando. Non le dare soddisfazione. Allora sarà il dottor Green a decidere sugli articoli. Non voglio che le mie fotografie vengano utilizzate dal Witness. Su, andiamo, ragazzi. Anne, in fondo, ci ha dato i nomi delle ultime tre persone che hanno avvistato il becco d'avorio, no? Ah, sì, una di loro è morta. Non è colpa mia. E un'altra chissà dov'è in California. Sì, ma Frederick Brown fortunatamente vive proprio qui, in Louisiana. Grazie. Che sta facendo quello lì dietro? Chi, Rob? Sta inserendo nel computer i dati per definire subito un programma di osservazioni. Accidente, nel computer? Il posto deve essere questo. È meglio che vada da solo, visto che ci presentiamo senza appuntamento. Ok. Aspetta, vengo con te. Il signor Brown l'ho trovato io, eh. Signor Brown? C'è qualcuno? Ehi, possiamo entrare così? Andiamo.
C'è qualcuno in casa? Questi libri sono rarissimi. Guarda qui. Davvero interessante. Cosa fate in casa mia? Volevo spaventarvi. E ci sono riuscito. Signore. No, non ho bisogno d'aiuto. Ho imparato a vedere anche senza occhi. Senta, posso? Sì, apri pure. Qui dentro per voi è troppo buio. Facciamo entrare un po' di luce. E adesso, mio caro Steve Porter, vieni, avvicinati. Fatti guardare. Io scrivo sul Witness, posso prendere appunti? Sì. È interessante. Lei riesce a interpretare le voci degli uccelli. E che altro? Dai loro richiami capisco qual è il capo del gruppo e quali messaggi invia agli altri o riceve da loro. Ascolta. Questi li ho registrati d'estate. C'era una temperatura di 87 gradi Fahrenheit e venivano da nord-est. Uno di essi era ferito. Come riesce a stabilirne la provenienza? Come faccio? È semplice. Con la mia bussola. I vostri amici sono impazienti. Come hai fatto a trovarmi, Steve? Sono stata io a trovarla, signor Brown. È vero che lei è riuscito a vedere il becco d'avorio? Ah. Che ti succede, Steve? Hai perso la lingua? Sì, signore. No. No, signore. Voglio sapere esattamente cosa sei venuto a cercare qui da me, Steve. Qualsiasi cosa che ci aiuti a trovare il becco d'avorio. Qualche notizia, qualche suggerimento. Lei non sa quello che significhi per noi, signor Brown. Il risultato di tutti i nostri studi dipende da questo. Non so come aiutarvi. Beh, allora possiamo anche andarcene. Aspetta. Ho una cosa da darti. Niente, signor Brown. Ho distrutto tutti i miei appunti. Ho conservato soltanto questi. Sono davvero interessanti. Potrebbero esserlo oppure no. In ogni caso, puoi tenerli. Che cos'è? Sono molti anni che conservo questi. Questa signorina fa un sacco di domande. È il mio lavoro, sono una giornalista. Beh, la ringraziamo, signor Brown. Anne.
Steve? Sì? Qualsiasi cosa cerchi, ti auguro di cuore di trovarla. Grazie, signore. Credevo che saresti entrato per presentarti e che poi ci avresti chiamato. Sì, Steve, questo progetto è anche nostro. Mi dispiace, ragazzi, ma non ho trovato il modo di farlo. Ci hai lasciati qui fuori ad aspettare come tanti cretini. Non prendertela con Steve. Quel signor Brown è molto strano. Ti assicuro che non è una persona piacevole. Fatti gli affari tuoi. Scusa, Anne, ma non puoi capire. Tu fai giornalismo, non studi scienze. Ok, ok. Comunque, Brown ci ha dato delle mappe. Brian, hai una carta al 25.000 della Louisiana? Non hai che da chiedere, io ho tutto. Perché mi hai zittita lì dentro? Quella fotografia era molto importante. Quale fotografia? La foto di quella donna nel cassetto, Steve. La famiglia di Brown svanì nel nulla quando lui tornò dal Vietnam. Beh, allora cosa c'entra questo con il picchio dal becco d'avorio? Non essere provinciale, è una storia umana interessante. Se riuscissi a trovare delle notizie, potrei vendere il servizio a un grande giornale. Senti, tu sei qui per scrivere un servizio sulla nostra spedizione e nient'altro. Meno male che gliel'hai detto, cominciavo a preoccuparmi. Va al diavolo, Jen. Ragazzi, avete finito di litigare. E va al diavolo anche tu. Accidenti, questa nebbia si va infittendo.
Non è meglio tornare al furgone prima che faccia buio? Che problema c'è? Abbiamo Brian come guida. Veramente queste parti non le conosco. Io di solito lavoro intorno a Shiverport. Questa sì che è una buona notizia. Non vi preoccupate, ragazzi, ho la mia bussola. Ehi, guardate laggiù. Deve esserci stato un incidente. Torniamo al furgone. Deve essere da queste parti. Dobbiamo avvisare la polizia. Come mai non l'ha trovato nessuno prima di noi? Perché nessuno arriva fin qui. Per questo dobbiamo allontanarci il più presto possibile. Ehi, guardate ragazzi, c'è una casa lì. Speriamo che non sia la casa dell'orco. Ti sembra il momento di fare la spiritosa? Non c'è nessuno qui. Deve essere disabitata da molto tempo.
Guarda qui. Che cosa ci sarà, Brian? Vieni, scendiamo. Diamo un'occhiata. Un generatore. Devono essere parecchi anni che non viene usato. Saranno milioni, è incredibile. Non ne avevo mai visti tanti in vita mia. Probabilmente questa è l'epoca delle migrazioni. Forse è per questo che hanno costruito qui questa casa, per studiare gli uccelli. Ehi, guarda, 29 marzo 1965. Cerca di calmarti, eh? Cerca di calmarti tu. Veramente favoloso. Deve averci abitato un ornitologo. In questa veranda teneva tutti i suoi uccelli. Smettila di curiosare in giro da sola. Torniamo dagli altri. Allora. Ben.
Paul! Ed! Vieni, Steve, la pappa è pronta. Si è fatto tardi. Ci conviene passare la notte qui. No, no, non credo sia una buona idea. Io non mi avventuro di notte in quella palude. C'è un generatore sotto la casa. Potrei rimetterlo in funzione. Ti serve aiuto? Steve, che cos'è? Qualcosa non va? È questa casa. Improvvisamente ho provato una strana sensazione. Come se avessi fatto un brutto sogno. Non ne vuoi parlare? No, va tutto bene. Non preoccuparti. Finita? Sì, è tutta quella che ho trovato.
Non so che darei per un caffè. E cosa vorresti dare? Appena fa giorno, ritrovo il furgone e chiamo la polizia. Che brutta fine quel poveraccio. Beh, io vado a dormire, ragazzi. Vieni, Mary. Vado a dormire anch'io. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Notte. Comincio ad aver sonno anch'io. Jennifer, vogliamo dividerci una stanza noi due? Veramente io non sono stanca. Oh, scusa. Forse tu hai altri progetti. Beh, è meglio che vada anch'io. Buonanotte. Accidenti. Che diavolo gli ha preso adesso? Forse anche lui ha bisogno di riposare. Non fare lo spiritoso, Steve. Dai, stavo solo scherzando. Sono io che ho bisogno di una buona dormita.
Svegliati, Paul. Che c'è? È successo qualcosa a Jennifer. Cosa? Perché? L'ho vista entrare nella veranda e non è più uscita. E allora? C'è qualcosa di strano. Oh, lasciami riposare, Mary. Per favore, Paul, svegliati. Avanti e svegliati, tirati su. Avrai avuto un'allucinazione. Forse la nebbia. Ma è molto buio, sei sicura che fosse Jennifer? Ma certo che sono sicura che era Jennifer, l'ho vista dalla finestra. Cos'è questa storia di Jennifer? Mary ha creduto di vederla entrare nella veranda. L'ho vista, ti dico. Può darsi che non riuscisse a dormire. Se è una festa, voglio partecipare anch'io. Sì, proprio una festa. Neanche io riuscivo a dormire. Non so spiegarlo. Ma c'è qualcosa di strano in questo posto. Sentito. Perché non andiamo a cercarla? Così poi torniamo a dormire. Ok. Su, andiamo. Jennifer? Jennifer! Può darsi che sia tornata di sopra. Sei più tranquilla ora? Niente affatto. Andiamo. Se non riusciva a dormire, glielo davo io il sonnifero buono per lei. Ah, Jennifer. Perché no? Forse perché io non sono uno studente universitario. Non volevo dir questo. Credevo che non fosse il tuo tipo. Non è il mio tipo. Tutte le donne sono il mio tipo. Allora? Forse è uscita a fare due passi. C'era qualcosa che la preoccupava? Steve? No, non che io sappia. Comunque è meglio continuare a cercarla. Il primo che la trova avvisa gli altri con un fischio. Ok? Ok. Oh, che palle. Jennifer! 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 Jennifer? Jennifer! Così mi fai venire un infarto. Perché non accendi la luce? L'ho accesa, però la lampadina è saltata. Forza, andiamo a cercarla fuori. Ok. Vieni. Sì, vengo. Noi cerchiamo da questa parte. Tu gira dietro. Ehi, hey, Steve. Sì. No, niente. Merda. Jennifer!
possiamo fare. Cos'è stato? Ma com'è successo? È stato un attimo. Non abbiamo potuto far niente. Povero Brian. Forza, cerchiamo Jennifer e andiamocene di qui. Andiamo via subito, per favore. C'è qualcosa di diabolico in questo posto. Coraggio, ragazzi. Troviamo Jennifer e ce ne andiamo. Rob e io cerchiamo di fuori. D'accordo, Steve? Va bene. Io vado a dare un'altra occhiata nella veranda. Vengo anch'io con te. Dai, Rob. Tu vai insieme a loro. Jennifer! Forse è meglio che torniamo indietro. Non preoccuparti, ho la mia bussola, non ci perderemo. Jennifer! Jennifer! Stiamo solo perdendo tempo. Un momento. Non vedi niente laggiù? È il furgone! Abbiamo trovato Jennifer morta. Cosa? Qualcuno l'ha uccisa. Oh mio Dio. Dobbiamo andarcene al più presto. Chiunque ha ucciso Jennifer può uccidere anche noi. Abbiamo trovato il furgone. Non è molto lontano dalla casa. Andiamo via, presto. Ehi, un momento, il mio computer. Non posso lasciarlo qui. Lascia perdere. Vieni via. Aspettate, voi non capite. Non potete capire. Rob, vieni via. La chiave ce l'aveva Brian! No! Comunque non è un problema. Non è un problema. Ma perché diavolo non arrivano? Che cosa fanno? Sbrigatevi! 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 Tutto ok, siamo noi. Accidenti a voi, mi avete fatto prendere un colpo. Scusa, Rob, ci siamo fermati ad aspettarti. Svelti, Mary e Paul sono già andati. Maledizione, non ci riesco. Paul! Paul, dove siete?
Che l'avete fatta? Non riesco a metterla in moto. Non abbiamo la chiave. Dobbiamo farlo partire. Ci penso io. Presto. Fallo partire. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! No! Mary! Mary, per favore, non fare così! Non voglio andare via! Ho paura! Portatemi via, per favore! Oh, aiuto! Aiuto! Forza, sbrigati, Rob! Fallo partire! Mary! Ti vuoi sbrigare, maledizione! Trovare una soluzione. Ti sembra il momento di metterti a giocare? Non sto giocando. Forse lui può dirci come andare via di qui. Ancora un momento e avremo la risposta. Troverà una via d'uscita. Posso dirtelo io senza bisogno del tuo computer? Quante possibilità abbiamo? Calma di Paul. Nessuna! Siamo fregati! Tutto quello che possiamo fare è restare chiusi qui dentro e aspettare che vengano a ucciderci. Quegli esseri vengono dalla palude. Ma chi può vivere in una palude? Vivere? Forse quegli esseri non sono veramente vivi. Vuoi dire anime dannate che non trovano pace? No. Non esistono certe cose. Ma no! Chiedilo a Jennifer o a Mary! Sarà finita la benzina. Paul, vieni con me.
Qui, perdi. Vediamo che si può fare. Qui ce n'è ancora un po', tieni. Meno male. Prova. Ok. Parti, parti. Cosa significa? Bentornato a casa. Che cosa potrebbe significare? Oh, io credo di impazzire. È morto anche Rob. È morto. Sono stati loro. È pazzesco. Uccideranno anche noi. Cerchiamo di sbarrare le porte. Aiutami.
No, fuori no, ci sono gli altri. Di qua, andiamo di sopra. Forza, andiamo! Se l'avessi ucciso io con le mie mani. Non c'era niente da fare, niente.
Non possiamo restare qui per sempre. Andiamo. Brown. Grazie a Dio sono arrivato in tempo, figliolo. Non dovete più avere paura. Siete salvi ora. È me che vogliono. Perché? Sono esseri infernali. Ricevono energia dalla paura degli esseri viventi. Ed è la paura che ha ucciso i vostri amici, ma su di me non hanno potere. Come si fa ad avere paura quando si vive sempre nel buio? Il vero buio è quello che sta dentro di me. Il buio eterno. Lei è il padre di Steve. Ora io sono qui. Ed è tempo che loro abbiano la loro vendetta. Andate via adesso. Presto, andate via. Vieni, Steve. Andiamo.